nel paradiso degli animali, l'anima del somarello chiesa all'anima del bue. Ti ricordi per caso quella notte, tanti anni fa, quando ci siamo trovati in una specie di capanna e là, nella mangiatoia? Lasciami pensare. Ma sì, rispose il bue. Nella mangiatoia, se ben ricordo, c'era un bambino appena nato. Bravo. E da allora sapresti immaginare quanti anni sono passati? No, figurati. Quella memoria da bue che mi ritrovo. 1970 esattamente. Accidenti! E a proposito, lo sai chi era quel bambino? E come faccio a saperlo? Era gente di passaggio, se non sbaglio. Certo, era un bellissimo bambino. L'asinello sussurrò qualche cosa in un orecchio al bue. Ma no! Fece costui. Sul serio? Vorrei mica scherzare, spero. La verità, lo giuro. Del resto, io l'avevo capito subito. Io no, confessò il bue. Si vede che tu sei più intelligente. A me non aveva neppure sfiorato il sospetto, benché, certo, a vedersi era un fantolino straordinario. Bene, da allora gli uomini ogni anno fanno grande festa per l'anniversario della nascita. Per loro è la giornata più bella, tu li vedessi. È il tempo della serenità, della dolcezza, del riposo dell'animo, della pace, delle gioie familiari, del volersi bene. Perfino i manigoldi diventano buoni come agnelli. Lo chiamano Natale. Anzi, mi viene un'idea. Già che siamo in argomento, perché non andiamo a dare un'occhiata? Dove? Giù, sulla terra, no? Ci sei già stato? Ogni anno quasi faccio una scappata. Ho un lasciapassare speciale. Te lo puoi far dare anche tu? Dopotutto qualche piccola benemerenza possiamo vantarla noi due. Per via di aver scaldato il bimbo col fiato. Su, vieni se non vuoi perdere il meglio. Oggi è la vigilia. E lascia passare per me? Ho un cugino all'ufficio passaporti. Il lascia passare fu concesso. Partirono. Lievi, lievi. Come mammiferi disincarnati. Planarono sulla terra e adocchiarono un lume e vi puntarono sopra. Il lume era una grandissima città. Ed ecco il somarello e il bue a girarsi per le vie del centro. Trattandosi di spirito, automobili e tram gli passavano attraverso senza danno e a loro volta le due bestie passavano attraverso i muri come se fossero fatti d'aria. Così potevano vedere bene tutto quanto. Era uno spettacolo impressionante. Mille lumi, le vetrine, le ghirlande, gli abeti e lo sterminato ingorgo di automobili e il vertiginoso formicolio della gente che andava e veniva, entrava e usciva, tutti carichi di pacchi e pacchetti con un'espressione ansiosa e frenetica come se fossero inseguiti. Il somarello sembrava divertito. Il bue si guardava intorno con spavento. «Senti, amico, mi avevi detto che mi portavi a vedere il Natale?» Ma devi esserti sbagliato. Qui stanno facendo la guerra. Ma non vedi come sono tutti contenti? Contenti? A me sembrano dei pazzi. Ma perché tu sei un provinciale, caro il mio bue. Non sei pratico degli uomini moderni, tutto qui? Per sentirsi felici, hanno bisogno di rovinarsi i nervi. Per togliersi da quella confusione, il bue, valendosi della sua natura di spirito, fece una svolazzatina. E si fermò a curiosare una finestra al decimo piano e l'asinello gentilmente dietro. Videro una stanza riccamente ammobiliata e nella stanza, seduta ad un tavolo, una signora molto preoccupata. Alla sua sinistra, sul tavolo, un cumulo alto mezzo metro di carte e cartoncini colorati. Alla sua destra, una pila di cartoncini bianchi. Con l'evidente assillo di non perdere un minuto, la signora sveltissima prendeva uno dei cartoncini colorati, lo esaminava un istante, poi consultava grossi volumi, subito scriveva su uno dei cartoncini bianchi, lo infilava in una busta, scriveva qualcosa sulla busta, chiudeva la busta, quindi prendeva dal mucchio di destra un altro cartoncino e ricominciava la manovra. «Quanto tempo ci vorrà smaltirlo?» la sciagurata ansimava. «La pagheranno bene, immagino», fece il bue. «Per un lavoro simile!» «Sei ingenuo, amico mio! Questa è una signora ricchissima e della migliore società!» «E allora perché si sta massacrando così?» «Ma non si massacra!
sta rispondendo ai biglietti di auguri. Auguri? E a cosa servono? A niente, zero. Ma chissà come gli uomini ne hanno una mania. Si affacciarono più in là ad un'altra finestra. Anche qui gente che trafilava, scriveva biglietti su biglietti, la fronte imperlata di sudore. Dovunque le bestie guardassero, ecco uomini e donne fare pacchi, preparare buste, correre al telefono, spostarsi fulminamente da una stanza all'altra portando spaghi, carte, nastri, pendagli, e intanto entravano giovani inservienti con la faccia devastata portando altri pacchi, altre scatole, altri fiori, altri mucchi di auguri, e tutta era precipitazione, ansia, fastidio, confusione e una terribile fatica. Dappertutto lo stesso spettacolo: andare e venire, comprare, impaccare, spedire e ricevere, imballare e sballare, chiamare e rispondere. Tutti correvano, tutti ansimavano con il terrore di non fare in tempo, e qualcuno crollava boccheggiando. Mi avevi detto, osservò il bue, che era la festa della serenità, della pace. Già, rispose l'asinello, una volta infatti era così. Ma cosa vuoi? Da qualche anno sarà questione della società dei consumi. Hanno ammorso una misteriosa tarantola. Ascoltali. Ascoltali. Il bue tese le orecchie. Per le strade, nei negozi, negli uffici, nelle fabbriche, uomini e donne parlavano fitto fitto, scambiandosi come automi delle monotone formule. Buon Natale, auguri, auguri a lei, ma grazie altrettanto, auguri buon Natale. Un brusio che riempiva la città. Ma ci credono? Chiese il bue. Lo dicono sul serio. Vogliono davvero tanto bene al prossimo. L'asinello tacque. E se ci ritirassimo un poco in disparte? Suggerì il bovino. Ho ormai la testa che è un pallone. Sei proprio sicuro che non sono usciti tutti matti? No, no, è semplicemente Natale. Ce n'è troppo allora. Ti ricordi quella notte a Betlemme, la capanna, i pastori, quel bel bambino? Era freddo anche lì, eppure c'era una pace, una soddisfazione. Com'era diverso. E quelle zampogne lontane che si sentivano appena appena. E sul tetto ti ricordi? Come un lieve svolazzamento, chissà che uccelli erano. Uccelli? Testone, che non sai altro. Angeli erano. E la stella? Non ti ricordi che razza di stella proprio sopra la capanna? Chissà che non ci sia ancora. Le stelle hanno vita lunga. Ho idea di no, disse l'asina. C'è poca aria di stelle qui. Alzarono il muso a guardare e infatti non si vedeva niente. Sulla città c'era un soffitto di caligine e di smog.